Quest'opera è stata presa da una foto gratuita su Pixabay, su internet. E la foto era di un viso, ne abbiamo preso una porzione per realizzare questo progetto. Abbiamo preso questa immagine e l'abbiamo divisa in due parti, di cui quella di sinistra realizzata nel modo tradizionale, quella di destra realizzata con questo puzzle di colori, questa scomposizione cromatica. La linea di divisione è stata presa quella mediana del volto, passante per la bocca, il naso e la fronte. In questo video ci occuperemo della parte destra dell'opera e della sua realizzazione. In particolare vedremo come realizzare e approcciarci a un'opera del genere, tipo pop art, in cui i colori vengono separati in modo netto, e soprattutto per quanto riguarda le tinte che devono essere date, l'uso delle carte che ci consentono di scontornare perfettamente il colore. Toglietevi dalla testa che in una mano sola date ad olio quella che è la tinta finale, perché ciò non avverrà mai. Come diciamo, questo puntinato dovrà essere poi più casuale, perché in questo momento è stato fatto puntinando con un pennello a punta tipo Comiskey, tanto per dare un'idea dell'immagine. L'immagine non è del tutto completata, sarà completata poi nelle sue rifiniture finali, sia nella parte destra che nella parte sinistra, alla fine dell'opera. Vi lascio al video per la realizzazione della prima parte.